i complimenti non devono passare da oggi, ma penso perché abbiamo fatto un anno bellissimo, abbiamo creato un gruppo spettacolare e speriamo che in futuro si crei a San Metto un altro gruppo come questo. No, 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 noi l'abbiamo visto il Papa perché, ripeto, giocare in una piazza così, con un pubblico così, penso che è la cosa più bella di tutti. Ripeto, siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto, siamo orgogliosi. Ripeto, non abbiamo creato un gruppo di calciatori, ma tanti amici, e questo penso è la cosa più importante alla fine di quest'annata. È un anno che siamo un po' messi così con questi arbitri, quando vengono a San Metto, forse vogliono fare un po' i protagonisti oppure vogliono vedere cose diverse. Comunque, guarda, ripeto, non mi piace parlare degli arbitri in questo momento perché preferisco godermi questo momento anche se abbiamo perso, perché ripeto, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, non tanto oggi, ma durante tutto l'anno. Abbiamo passato momenti difficili, ci siamo rialzati e oggi deve essere comunque una giornata di festa perché abbiamo visto allo stadio quello che è successo. Non lo so. Io ripeto, lo ripeto un'altra volta, San Benedetto sarà l'ultima mia maglia sicuramente, se quest'anno o il prossimo anno non lo so. Io adesso valuto, devo decidere e poi vediamo. Ah, quindi o smetti di giocare o rimani con la Samba. Questo è sicuro, questo l'avevo già detto all'inizio dell'anno e lo ripeto anche oggi che è l'ultima dell'anno. La San Benedetto sarà sicuramente l'ultima maglia che io porterò da giocatore, poi vedremo se andrò a giocare in piazze più piccole. E magari la porterà anche nel cuore. Ma quello sicuramente, come si dice, il primo e l'ultimo amore, il primo è stato la Civitanovese e l'ultimo è stata la San Benedettese.